Sara Everard è stata uccisa qualche settimana fa a Londra mentre stava tornando a casa. Il corpo è stato trovato dopo una settimana e ora un poliziotto si trova sotto accusa per averla assassinata. Dopo l'omicidio di Sara, migliaia di femministe si sono radunate a Clapham Common per portare fiori e fiaccole. In questa occasione la polizia ha caricato molto violentemente il presidio. Qual è stato il pretesto di questa reazione disumana? Assembramento, il fatto che contribuisse pericolosamente a diffondere il Covid. Questo è proprio il paradigma classico per giustificare la violenza sul corpo delle donne. Io ti picchio per proteggerti. La polizia incarna in maniera esemplare questo paradigma, rendendo impossibile alle donne viversi le strade in maniera sicura, costringendole a introiettare una norma di autodisciplinamento fondato sulla paura, sull'impossibilità di essere altro da una vittima o un soggetto da punire. Da parte nostra continuiamo e continueremo a presidiare questi luoghi dove tale paradigma viene riprodotto, che siano le strade o le aule di tribunale, e le persone che ne denunciano il volto perverso sono messe a tacere. Qui nessuno ha intenzione di tacere, per Sara, per Brionna, per tutte le donne, non solo, per Maya, nessuna e nessuno resterà da sola.